questo è un video che mi è stato richiesto da una di voi, che tra l'altro è una mia amica, quindi la saluto. E in più, ovviamente, ve l'avevo già accennato che volevo fare un video di questo tipo. Ovvero, dopo aver realizzato il video sulla base, che se non avete visto vi lascio qui nella i e giù nell'info box, ho pensato di fare un video in cui vi spiego passo passo come faccio un trucco occhi, quindi come faccio, realizzo proprio la sfumatura e tutto ciò che vado appunto a realizzare. E ovviamente ho applicato anche il rossetto, vi faccio vedere come faccio. Sono cose che comunque vedete sempre in tutti i video, però qui ho voluto fermarmi di più passo dopo passo, infatti credo che durerà anche abbastanza. E mi dispiace per questo, però spero di farvi compagnia e non annoiarvi. E niente, quindi questo è il look che ho realizzato in questo video. Se vi piace, vi consiglio appunto di continuare a guardarlo. In questo video andrò ad utilizzare due palettine che tra l'altro sono molto economiche e con colori neutri. Questa qui di Makeup Revolution, che è composta da tutti i colori matte, tranne il terzo, questo qui che è Shimmer, e tra l'altro è illuminantissimo, infatti lo utilizzerò anche come illuminante, vi farò vedere appunto come. E questa si chiama Redemption Palette Iconic Elements, che dovrebbe essere la dupe delle Naked Basic 1 e 2. E la seconda palettina che andremo ad utilizzare è questa della Essence, che è vecchissima, si chiama All About Nude. Adesso non la fanno più, però l'hanno sostituita con un'altra che ha colori simili, però ha 8 ombretti, quindi ce ne sono altri due. Ed è migliore di questa perché l'hanno riformulata e gli ombretti sono veramente validi. Ovviamente iniziamo con questa palettina qui, e l'unico problema di questa palette è che, come vedete, ha tanti colori sulla sfumatura appunto del marrone e alcuni sono simili tra loro, quindi quando vado a prenderne uno e magari inizio a sfumare, poi devo riprendere colore, non so mai quale colore ho utilizzato, soprattutto questi qui che sono tutti molto simili. Però vabbè, di solito siccome è un pochino polverosa, lascio un po' di polvere sull'ombretto in modo che riconosco il colore che sto utilizzando. Questi sono trucchetti, diciamo, idioti. Come primo ombretto vado a prendere questo qui, un pochino più giallino, che è appunto un color burro, lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Ovviamente ho già fatto la base e se non l'avete visto vi lascio qui e nell'info box il video in cui vi faccio vedere come la realizzo. Praticamente faccio sempre lo stesso procedimento, qualche volta mi può capitare di cambiare prodotti, però essenzialmente il procedimento è quello lì. Quindi ho fatto anche sopracciglia, avevo già applicato un primer, e ho fatto anche contouring e blush. Dopo andiamo soltanto ad applicare l'illuminante. Il blush non so perché non si vede mai in video. Ok, dopodiché scelgo un colore da transizione che vada bene per la prima sfumatura della piega, quella che farò un pochino più ampia. E vado a prendere questo colore qui, che come vedete è un marroncino, però abbastanza chiaro, ed è quello che sta appunto vicino a questo marrone un po' più scuro, quindi sembrano veramente tutti uguali. Comunque questo marrone qui. E lo applico con un pennello da sfumatura di questo tipo, che è molto largo, e vado proprio nella piega sfumando abbastanza verso l'alto. Quindi anche se sbagliamo possiamo andare poi dopo a correggere. Continuo ad aggiungere colore fin quando non ottengo una bella ombra. Questo pennello di Real Technique è perfetto per fare appunto questo lavoro perché crea una sfumatura molto naturale e ampia, e questo precisamente è il Deluxe Crease Brush. Quando tengo una sfumatura di questo tipo mi fermo. A questo punto devo andare ad intensificare la mia sfumatura nella piega, quindi prendo un colore che sia più intenso di quello precedente e vado a prendere appunto questo marrone qui, che è quello più caldo, se non sbaglio, della palette, comunque questo qui, e lo vado a prendere con il Base Shadow Brush di Real Techniques, che è più piccolo di quello precedente, molto più piccolo, ed è perfetto per sfumare appunto nella piega dell'occhio. Io sto amando letteralmente questo pennello, mi sta facendo impazzire. Semplicemente qui nella piega. E la sfumatura verrà molto più precisa di quella precedente perché appunto il pennellino è più piccolo. Dopodiché riprendo il pennello precedente e vado a sfumare meglio i due colori insieme in modo da rendere tutto più omogeneo. A questo punto cambio palette e prendo questa qui di Essence.
Da questa palette vado a prendere questo color borgogna, però in realtà non è proprio un borgogna, è un colore molto bello che mi piace, vira un pochino sul violetto, un pochino sul borgogna, molto particolare. E questo lo vado ad applicare con un pennello di questo tipo, però in realtà potete usare un qualunque tipo di pennello, che io ho questo qui a portata di mano, quindi vado ad utilizzare questo. Lo vado ad applicare sulla palpebra mobile, però non vado verso l'angolo interno, mi fermo diciamo dai due terzi dell'occhio verso la fine. E aggiungo poco colore per volta per evitare di fare errori. Quando vedo che il pennello è un pochino più scarico, vado a portarlo leggermente nella piega per far amalgamare bene i colori insieme, però ovviamente non lo faccio con il colore pieno, altrimenti vado ad eliminare tutte le sfumature che ho fatto precedentemente. A questo punto riprendo questo pennellino più sottile, che era il Base Shadow Brush, e vado a sfumare tutti questi colori insieme. Non sposto il pennellino verso l'alto perché altrimenti vado troppo sotto il sopracciglio, ma vado semplicemente a spostarlo in questo modo nella piega. A questo punto prendo un pennello piatto però morbido, piccolino, e lo vado ad utilizzare per intensificare l'angolo esterno dell'occhio. E lo faccio con un marrone più scuro e utilizzo il penultimo colore, che in realtà tende un pochino al grigio. Comunque, questo qua non utilizzo il nero perché non credo si sposi bene con questi colori che ho utilizzato, quindi vado a prendere questo leggermente più chiaro. E lo vado a posizionare proprio nella parte finale dell'occhio, quindi qui, però nella parte bassa, non nella parte alta, perché altrimenti mi va a creare una sfumatura troppo scura qui e mi va a chiudere l'occhio, non mi piace, quindi rimango bassa. E inizio già a sfumare. E mi fermo qui. Adesso riprendo lo stesso pennello Base Shadow Brush, che se non avete capito lo sto amando, e vado a sfumare appunto questi colori insieme. Per quanto riguarda invece la parte iniziale dell'occhio, che non avevamo ancora toccato, vado a prendere questo colore della palette, che è un colore molto strano. È chiarissimo e ha un sottotono proprio perlato, proprio color perla, però molto freddo, molto tendente al grigio e ha dei riflessi fantastici, veramente bello. E lo vado ad applicare con un pennello a setole sintetiche a punta. Vado proprio qui nella prima parte e ovviamente vado a sporcare anche l'inizio del color bordeaux che ho messo, in modo da amalgamare bene insieme i due colori. A questo punto vado con un pennello angolato molto preciso a definire l'arcata sopraccigliare e per fare questo utilizzo il colore più chiaro della palette, che è sempre opaco, e appunto lo vado ad applicare qui per definire il tutto e rendere il trucco più pulito. Adesso, se vedete che c'è troppo distacco tra il colore sfumato e quello che abbiamo applicato sotto l'arcata sopraccigliare, possiamo andarlo a sfumare con il primo pennellino che avevamo utilizzato per andare ad opacizzare tutta la palpebra. Quindi vado proprio qui in modo molto delicato. A questo punto posso andare a truccare la parte inferiore dell'occhio. Allora, vado prima di tutto ad applicare una matita all'interno e io applico questa di Wycon, che è la 14 testa di Moro, che è appunto un marrone. Scelgo di utilizzare il marrone perché, essendo un trucco dei toni neutri, lo preferisco sul mio tipo di occhio. Se voi invece siete abituati ad utilizzare la nera, potete fare come volete, però ovviamente considerate che il marrone, secondo me, è molto più raffinato come colore. E la applico sia nella rima interna inferiore che in quella superiore. Allora, io riesco ad applicarla con una sola mano in questo modo e credo sia il metodo più migliore. Se non riuscite, potete chiudere l'occhio e fare questo movimento qua.
Però ovviamente state attenti a non ciecarvi l'occhio. Adesso intensifico la rima inferiore dell'occhio, vado ovviamente a fissare la matita con questo colore, sempre della palettina di Essence, che è un tortora. Quindi non utilizzo un marrone per rendere tutto più naturale, diciamo. Quindi non voglio appesantire troppo anche la parte di sotto. E utilizzo un pennellino angolato pulito. Vado prima all'interno, proprio a fissare la matita, e poi con il pennellino sporco vado sotto. Ora riprendo questo pennello e con un colore chiaro, molto neutro, prendo questo qui che è un rosato però molto molto chiaro, vado a sfumare la parte sotto, però in modo molto molto delicato. Ok, a questo punto possiamo andare a risaltare l'angolo interno dell'occhio, e per fare questo io utilizzo il colore brillante di questa palette, che è molto luminoso e mi piace un sacco, e lo vado ad applicare con un pennello a punta molto molto sottile soltanto nell'angolo interno. Guardate che luce che dà, è fantastico. A questo punto è arrivato il momento dell'eyeliner. Con un trucco del genere avrei anche potuto non metterlo, però lo applico perché vi voglio far vedere come faccio, in quanto appunto mi è stato richiesto. E vi assicuro che io non sono bravissima a mettere l'eyeliner, dipende tutto dalla giornata, ci sono i giorni che va bene, i giorni che va male, e vi preannuncio che non parlerò ovviamente in questa fase, quindi vedete soltanto come faccio, perché ho problemi a mettere l'eyeliner con la telecamera accesa. Infatti penso che me ne sarete accorti nei video, perché quando metto l'eyeliner di solito stoppo e poi ritorno con l'eyeliner già fatto, perché proprio è come se mi emoziona, non lo so. Questa cosa la sa benissimo Antonella, un bacio bella, ti saluto tantissimo, e quindi niente, adesso ci provo, vediamo cosa esce fuori. Comunque vado ad applicare questo eyeliner liquido di Kiko, che è appunto il pennellino in feltro, però sinceramente non mi piace molto questo eyeliner, infatti anche per questo non so cosa succederà, però vabbè, ci proviamo. Eccomi qua, spero che abbiate capito appunto come l'ho applicato. Non ho una vera e propria tecnica, lo applico un pochino come mi va. Quindi non sapevo neanche cosa dirvi in realtà. Adesso vado ad applicare il mascara, questo è Better Than Sex di Too Faced, e quando lo prendo vado a pulire la parte iniziale, perché rimane sempre un po' di prodotto, e vado appunto ad applicarlo. Tengo lo specchio verso il basso per applicarlo nella parte superiore, altrimenti mi sporco tutto il trucco, e vado proprio prima a sporcare le ciglia, faccio una prima passata in questo modo, cioè vado praticamente solo a sporcare le ciglia, e dopo averle sporcate tutte inizio a tirare un pochino. E questa appunto è la prima passata. Ora con lo scovolino ancora sporco porto lo specchio verso l'alto in questo modo e lo vado ad applicare nelle ciglia inferiori, e faccio ovviamente la stessa cosa dall'altra parte. Quando faccio invece la seconda passata vado, tengo lo specchio un pochino più frontale, però sempre orientato verso il basso, e vado a curvare le ciglia, quindi le tengo proprio più tempo nello scovolino e le lavoro bene anche facendo un leggero zigzag. Faccio un po' di movimenti strani, diciamo. Se sono soddisfatta mi fermo qua, vi faccio vedere la differenza tra la prima e la seconda. Non è tantissimo, però queste sono leggermente più incurvate. Ok, a questo punto posso andare ad applicare l'illuminante sulle mie guance, e vado ad applicare prima questo di Kiko, che è in crema, e se non avete un illuminante in crema potete tranquillamente non applicarlo. Io lo applico perché a me piace proprio l'effetto glowy, cioè proprio sono fissata, e quindi vado proprio qui sullo zigomo, ne applico un po' e poi lo vado a tamponare un pochino con il dito. Come vedete questo illuminante non illumina tantissimo, dà proprio un effetto molto molto naturale che a me non piace sinceramente. La stessa cosa faccio appunto sulla punta del naso,
sul ponte. Ok, questo effetto così naturale a me non fa impazzire per quanto riguarda l'illuminante, perché io penso che se lo metto è perché lo voglio, quindi adesso passo, prendo questo pennello che è appunto il Setting Brush di Real Techniques e prendo questo colore della palette, che è sempre quello illuminante che ho iniziato ad utilizzare nell'angolo interno. Ora vi faccio vedere cosa succede. Ho preso appunto la mia polvere e adesso la vado ad applicare sopra l'altro illuminante. Io adoro letteralmente questo ombretto, mi fa impazzire perché, cioè, è fantastico. Io lo considero un vero e proprio illuminante questo ombretto, veramente, mi fa veramente un effetto fantastico. La stessa cosa se lo applicate, ovviamente, su tutta la palpebra, vi dà proprio quell'effetto bagnato bellissimo. A questo punto possiamo passare alle labbra. E vado ad utilizzare una matita prima, io faccio quasi sempre il contorno delle labbra perché mi sento più tranquilla e poi non ho un contorno molto definito, quindi appunto lo vado a sistemare con la matita. E in questo caso utilizzo questa di Bella Oggi, che è la numero 01 della linea più economica, credo, quella classica, che è molto simile al mio colore delle labbra, ma non identica. E vado, oddio, mi viene difficile parlare mentre metto la matita. Comunque vado prima a disegnare l'archetto qui superiore, poi porto la matita ai lati delle labbra e infine vado a fare sotto la stessa cosa, quindi inizio dal centro e poi la tiro verso i lati. A questo punto è l'effetto. Adesso vado ad applicare il rossetto. Io oggi utilizzo la NYX Lingerie nella colorazione Embellishment, che trovo stia molto bene col trucco occhi. Ragazze, questo è appunto il risultato finale. Spero che il trucco vi sia piaciuto, ma soprattutto che abbiate capito come faccio i vari procedimenti. E ovviamente vi ricordo che io non sono una makeup artist, quindi tutto quello che faccio può essere anche sbagliato, però è quello che faccio io appunto quando mi trucco. E di solito utilizzo questa tecnica per tutti i trucchi che faccio, cambio soltanto i colori. Almeno questa è quella che mi soddisfa di più. Poi ogni tanto provo qualcosa di nuovo, però diciamo che questo è quello che faccio praticamente quasi sempre. Se avete ovviamente altre richieste, non esitate, chiedetemi quello che volete, io ovviamente farò tutto quello che posso per voi. E niente, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, commentate e io ovviamente vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!